La rassegna stampa è offerta da... Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa del 3 marzo. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani odierni. Oggi iniziamo subito con la pagina regionale, con la Gazzetta del Mezzogiorno, cronaca, Lecce, i finanzieri si fingono acquirenti, in trappola 6 trafficanti, sequestrati 65 kg di marijuana provenienti dall'Albania. Politica Puglia, ospedali entro fine 2017, in arrivo altre chiusure, tagliati tutti i reparti che generano deficit. Dopo il piano di riordino possibili ulteriori riduzioni di servizi disposte dalle ASL. Migranti, allarmi in Puglia, i servizi segreti, clan locali in affari con i trafficanti internazionali e gli operatori turistici, in estate rischiamo danni incalcolabili. Taglio basso, olivi malati, sgombrato il campo da illazioni, da un ceppo unico il tumore della xylella. Taglio basso a sinistra, edilizia, 3 miliardi destinati alla Puglia, il vertice dei costruttori, fondi dall'Unione Europea e dal Governo. La Gazzetta di Lecce, terra bruciata contro il bullismo, in attesa della manifestazione di lunedì si mobilita il mondo della scuola. Università Zara, pronti a chiudere l'ex principe Umberto, da oggi rettore in tour per valutare i problemi delle facoltà, lo storico edificio definito troppo costoso. Cronaca, i finanzieri si fingono acquirenti, scatta la trappola per 6 trafficanti di marijuana. Taglio basso, Tuglia e maltrattamenti agli alunni, trasferita la maestra. Racale, consigliere provinciale sospeso dopo la condanna. Neviano, offese sul web, insulti e minaccia alla pornostar, condannato a 9 mesi. Nuovo quotidiano di Puglia, inquinamento e tumori, la mappa delle fabbriche nella zona rossa, oggi il vertice in procura con ARPA, forestale e polizia provinciale per il via ai controlli. Le schede del piano approvato, politica, ospedali, ecco i conti dei tagli, il Salento perde 123 posti letto. Cronaca, finanzieri si fingono acquirenti, arrestati 6 trafficanti di droga, i militari infiltrati scoprono la banda. Sempre al centro la pubblicazione dello studio scientifico, xylella, il ceppo è uno e viene dal Costa Rica. Il bimbo travolto e ucciso, i genitori di Roberto a scuola per consolare gli amichetti del figlio. E poi presunti maltrattamenti ripresi dalle telecamere, il video, le botte, gli insulti ai bambini, maestra d'infanzia, rischia il processo. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, politica, turismo e affari, la SCU 3.0 rialza la testa, le minacce alleveranno, un manifesto funebre per un confidente. Sanità, il piano di riordino, ospedali, il Salento perde 123 posti letto, svelati tagli ai reparti, le decisioni di Emiliano e gli effetti del declassamento sui 3 poli di base. Gorgoni, andiamo avanti. Politica, il caso, Commissione Lampo, il consigliere Martella non ha preso il gettone, nella seduta aveva già raggiunto il massimo dell'indennità, la partecipazione era gratuita. La lettera al Presidente della Repubblica, Alba Service ancora senza fondi da Roma, Mattarella, aiutaci tu. Ed ora la pagina sportiva, Braglia, stop esagerato, in campo accade di tutto, Fascetti e Di Marzio parlano della squalifica di 3 turni inflitta al collega del Lecce. Intanto la situazione, Freddi continua a lavorare a parte, oggi amichevole contro l'Otranto. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordiamo a breve le nostre breaking news. Arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da...